al parere dell'esperto di oggi, 29 luglio. Abbiamo qui con noi Giorgio Carlino, che lo sapete, è un gestore di lunghissimo corso, ha gestito asset per 150 miliardi di dollari. Quindi, insomma, quando parla di economia, sa quel che dice, come si suol dire. E quindi, Giorgio, noi ti chiediamo: insomma, l'uomo della strada come me rimane un po' smarrito di fronte a un PIL che cala e i mercati crescono, festeggiano, cioè solitamente quando l'economia va male, i mercati dovrebbero scendere. Come mai è successo quello che è successo ieri? L'uomo della strada rimane smarrito, ma rimane smarrito anche il professionista in questi casi, perché attendiamo delle reazioni diverse, però per la giustificazione a posteriori lo sai, si trova sempre, quindi le trimestrali sono state molto buone e il mercato ha preso questo come, ok, forse abbiamo visto il minimo, sì, il GDP è in calo, però tutto va bene, nessuno perde lavoro, stiamo ricrescendo. Nasdaq, hai detto tu, ha fatto già un più 10 dal minimo, e quindi insomma ci sono i primi segni di ottimismo, no? Quando arriva la notizia che dovrebbe dare delle conseguenze abbastanza chiare e vedi l'opposto, si incomincia a pensare che magari il sentiment è diverso e gli operatori sono pronti a rientrare sul mercato e stanno cercando, diciamo, motivazioni per andare lunghi di nuovo. Tra l'altro, ieri abbiamo visto una delle notizie che la liquidità dei grandi fondi è ai massimi dal 2001, quindi quasi un 6% del capitale gestito. E questa è un'altra motivazione che potrebbe dare la possibilità ai mercati di crescere. Certo, questa correzione, insomma, questo meno 30 l'abbiamo visto a inizio anno, ha dato tempo a tante persone di alleggerire i portafogli, quindi i professionisti, per esempio le strategie di cui parliamo spesso, che si chiamano managed futures, che usano il momentum come indicatore principale per orientarsi sui mercati, hanno alleggerito molto, sono ancora negative rispetto a quello che era la loro asset allocation strategica di lungo periodo. Quindi hanno creato il cash. E quando il mercato incomincia o a stabilizzarsi o a prendere qualche movimento positivo, queste strategie tendono a rientrare e quindi riportare domanda, denaro, come si dice, sul mercato. Ecco, un'altra cosa che mi ha incuriosito invece leggendo i giornali è: siamo poi in recessione o non siamo in recessione? Insomma, c'è chi parla di recessione tecnica, altri dicono no, attenzione, deve parlare, insomma, il National Bureau, se no, se non lo dice lui, non siamo in recessione. Innanzitutto, come funziona? E poi, se sono cose importanti o alla fine conta poco, ecco, che lo dica il National Bureau, i 2 trimestri, insomma, se non è quello che dobbiamo guardare. No, conta poco, più o meno. Chiaramente la recessione è un problema. La verità è che recessioni come queste fanno sorridere. C'è una recessione dove c'è l'occupazione la disoccupazione al 3,6% in America, quindi ai minimi di sempre, dove le aziende continuano a assumere, dove non trovano personale, dove quindi la recessione fa sorridere. C'è una recessione tecnica per fattori, diciamo, che conosciamo bene, ma oggettivamente l'economia sta andando. Quindi il fatto che il GDP sia un po' più basso, di nuovo, non deve preoccuparci più di tanto. E ne abbiamo parlato più di qualche volta. Il fatto di parlare così tanto di recessione, e i giornali ne stanno usufruendo a piene mani di questa parola, Ci ci sguazzano dentro. sguazzano, aiuta la recessione ad essere molto più moderata, perché una volta che tutti lo sappiamo, ci stiamo preparando, quindi le società investono di meno, magari aspettano ad assumere qualcuno, quindi diventa tutto un processo più smooth, no? Un po' più dolce, e quindi aiuta anche l'effettiva poi recessione, quando dovesse arrivare, ad essere meno forte di quello che può essere. Però di nuovo, ad oggi è vero che tutti dicono: ah sì, recessione tecnica o non tecnica. È una recessione tecnica, questo è oggettivamente vero, c'è più GDP in calo, quindi questo è quello che è la definizione. Non è una recessione reale, perché di nuovo l'economia va, la disoccupazione è bassissima, e quindi non c'è troppo da fasciarsi la testa con questo termine. Ecco, adesso ti faccio una domanda un po' difficile che so che tu non ami, che sono quelle domande previsionali, però insomma io ricordo qualche mese fa dove tu ci avevi detto: ma
Secondo me, insomma, il calo del mercato potrebbe non essere finito perché non c'era stato ancora il grande fallimento, non c'era stata ancora la conclamazione della difficoltà delle aziende, e i dati invece ci dicevano, con queste materie prime alle stelle, insomma, con l'inflazione e la difficoltà, che probabilmente molte aziende avrebbero incontrato delle difficoltà. Insomma, il GDP, che ricordiamo è il PIL semplicemente denominato l'acronimo statunitense, inglese chiaramente, comunque il GDP è sceso, però di grossi fallimenti o le stesse trimestrali continuano ad andare bene, quindi la tua visione è un po' cambiata rispetto a quello che ci avevi dato, o il peggio potrebbe non essere ancora arrivato? Secondo me ci sono due mondi in questo periodo che vanno tenuti in considerazione. C'è il mondo US, che ha un dollaro fortissimo, che ha nessun problema di approvvigionamento energetico, che ha problemi di approvvigionamento nel senso che ci sono dei colli di bottiglia sul giro delle merci, quindi un po' di rallentamento c'era da quel punto di vista, però armamenti in crescita, l'America sappiamo che su questo domina tranquillamente, quindi ha tanti fattori positivi per l'America, tanti fattori negativi per l'Europa e per la Cina, e quindi diciamo le tre economie principali, ce ne sono due che si inghiozzano, la Cina per motivi diversi, pandemia, blocco per controllare la pandemia, l'Europa, guerra, inflazione, costo delle prime, che è una mattonata decisamente importante. E quindi, se dovessi ad oggi pensare sì, è finita, detto, probabilmente l'America ha delle prospettive molto migliori del resto del mondo. Quindi se dovessi ad oggi mettere un centesimo sulle tre economie, incomincerei a metterle in America. Per l'Europa mi aspetto quello di cui parlavamo prima ancora, quindi che qualcuna delle società più importanti, o anche una serie di società piccole, no? Parlando della possibilità di default, questi livelli di costi, con tutte le costrizioni che ci sono in essere, è difficile operare e chi non è perfetto soffrirà. E quindi arriverà, ci vuole un po' di tempo, però arriverà. In America sembra essere, diciamo, dietro, però l'economia mondiale è una, e quindi se Cina e Europa non vanno benissimo, anche l'America non può volare. Però chiaramente ricordiamo, l'America è quella che traina comunque, quindi riesce ad andare un po' per conto suo. Ecco, benissimo, questo è molto, molto interessante. Poi magari anche dopo, nella domanda al gestore, possiamo approfondire questi temi anche in relazione poi a come ci dobbiamo muovere come investitori, anche se immagino che il consiglio giusto è sempre quello, insomma, non possiamo conoscere il futuro, è sempre il momento migliore per investire e non prendere paura da tutti questi titoli di giornali che ci stanno dicendo. Però sempre da uomo della strada, leggi i giornali e dici: ma questi sono matti, perché da una parte abbiamo, sempre tornando all'economia US, abbiamo una banca centrale, un Powell, che dice: oh ragazzi, qua c'è un'inflazione incredibile, la nostra preoccupazione deve essere l'inflazione, rialzo dei tassi di 75 ba punti base 2 volte consecutive, quindi era dagli anni 80 che non si vedeva una politica così restrittiva, quindi tutti contro l'inflazione con la mano destra, e poi Biden con la mano sinistra ti piazza un piano da 280 miliardi per spingere l'economia, perché dice: oh signore, arriva la recessione, e Biden, lo stesso Biden, ha detto: ma no, ma adesso mettiamo dei fondi, aiutiamo l'economia, e quindi da una parte questa cosa non va poi a creare recessione, cioè come, scusa, inflazione. Come possono stare assieme da una parte uno che vuole calmare e dall'altra uno che vuole spingere? No, non è facile, ma non è facile, abbiamo detto tantissime volte, l'economia non è un gioco perfetto, cioè non sappiamo esattamente tutte le regole, o quantomeno sono adattive, come sai, il mio preferito libro, ultimo libro in ordine di attenzione rispetto agli investimenti, è adattiva, quindi si aggiusta e man mano che andiamo avanti aggiustiamo, impariamo, aggiustiamo ancora. Quindi sì, come dici tu, da libro, da teoria,
le due cose non sono in contrasto, però è anche vero che, insomma, i nostri politici e i loro politici hanno delle priorità diverse. Nel caso di Biden, di non perdere in modo misero il midterm che sta arrivando, e c'è il rischio grosso di perdere entrambe le Camere. Se dovessero perdere entrambe le Camere, sarebbe veramente un presidente zoppo, quindi non in grado poi di operare. Quindi ad oggi la cosa importante per Biden è mantenere un'economia che sia in linea con quello che ha sempre promesso, quindi forte e stabile, e quindi le politiche fiscali da 250 miliardi che va a spendere. Ecco, e l'ultima domanda che ti vorrei fare, insomma, in questa parere dell'esperto è comunque legato all'idea che c'è sotto il piano di Biden, che perlomeno quello varato, insomma, dei 280 miliardi di cui si parlava ieri, erano volti a riportare soprattutto la produzione dei microchip in casa, che potrebbe essere anche un'idea saggia per non essere legati alla produzione asiatica, che vediamo quanti problemi ha creato per effetti del lockdown e di tutto quello che sappiamo. Però la mia domanda è legata a: sta finendo allora, come spesso i giornali dicono, la globalizzazione, e la dobbiamo prendere come una bella notizia o come una brutta notizia? Perché per molti dicono: oh, che bello, finalmente finisce la globalizzazione, ritorna il negozietto sotto casa, il mondo di una volta era più bello. Ma era veramente più bello il mondo di una volta, insomma, è una bella notizia, no? Che ci stiamo deglobalizzando, come dicono, ecco. In tutti i cicli economici raggiungiamo dei massimi che poi tendenzialmente sono superiori a quello che è il massimo ottimo. E secondo me nella globalizzazione probabilmente abbiamo avuto lo stesso effetto. Siamo andati a globalizzare tutto in modo estremo per renderci conto poi che alcune cose non possono essere globalizzate. Non possiamo dipendere, no, per l'energia completamente da qualcun altro. Perché? Di nuovo, la guerra in Russia e la pandemia ci hanno insegnato in modo brutale che dobbiamo essere semi-autonomi o quantomeno ridurre la dipendenza per specifiche necessità che hanno un'importanza rilevante. Quindi la globalizzazione non è finita, chiaramente continuerà e continuerà perché vogliamo ottimizzare il processo produttivo e i costi. Però su alcune cose siamo disposti oggi a pagare un po' di più pur di averle dietro casa. I chip è chiaramente un esempio calzante perché sono fondamentali per tutto. E dovesse esserci una guerra, non è che possiamo andare in Cina a chiedere le armi per fare la guerra ai cinesi o con i russi o con chiunque sia. E quindi questa ragioni geopolitiche sono tornate di grande attualità per la guerra in Russia, per il fatto sappiamo bene che siamo in una fase di cambiamento epocale, no? Dove un impero americano che ha dominato negli ultimi 20-30 anni è adesso challenger, quindi viene controbilanciato Sfidato. da un altro, sfidato da un impero che sta crescendo, la Cina. E in tutte queste fasi ci sono tutta una serie di fattori che vanno tenuti in considerazione. Ecco, io Giorgio non smetterei mai di farti domande, adesso me ne viene un'altra perché starei qua 3 ore, ma tutti danno come inevitabile che la Cina sorpassi gli Stati Uniti. Tu lo giudichi così? Ci hai appena detto che comunque tra le tre economie gli Stati Uniti stanno meglio e la Cina qualche colpo di tosse, non solo per il Covid, lo sta dando, ecco. No, non è inevitabile, non è inevitabile. Sono fasi chiaramente importanti dove i due, no, attori si misurano e poi può esserci una soluzione, un'altra, una via di compromesso. Ci sono mille possibilità da qua in poi. È chiaro che vedere un'America debole internamente, politicamente debole, estremamente divisa, rende più facile il lavoro dell'incoming, no? del nuovo arrivato, perché divisioni interne sono le prime dall'impero romano. Le divisioni interne sono quelle che poi distruggono l'impero, effettivamente, quasi mai è l'esterno, anche perché la Cina ad oggi, chiaramente, in una guerra sarebbe a soccombere contro una potenza militare che è ancora dominante nel mondo.
nessuno vuole la guerra, quindi questo è, diciamo, lo scenario super estremo che nessuno veramente prende in considerazione, però, no, le diatribe, le dialettiche, gli scontri ci sono. Xi Jinping, a mio modestissimo parere, è un altro dittatore che sta crescendo, cioè stiamo coltivando un altro Putin, mentre la Cina ha fatto delle cose impressionanti e che gli vanno riconosciute in termini di crescita, di portare popolazioni fuori dalla povertà dentro quello che è la middle class, negli ultimi 10 anni, e la prova è nel fatto che Xi Jinping vuole essere rieletto per un terzo mandato, fino ad oggi non è mai successo, era contro le regole, quindi sta cambiando le regole per fare il terzo mandato, e questa è veramente l'indicazione più classica di un dittatore che vuole il potere e vuole restare al potere ad ogni costo, e non è mai buono. Non è mai buono. E chiaramente una potenza del genere in mano a un dittatore, ci deve preoccupare e ci preoccupa. Benissimo, allora mi fermo qui, ma con Giorgio ritorneremo, immagino, lunedì, dovrebbe esserci Giorgio, comunque ve lo faremo sapere. Io vi invito però a fare anche voi delle domande, a sfruttare, insomma, la competenza dei nostri esperti, ce le potete fare in diretta oppure ci potete scrivere a info@mas4.it e chiederci quello che volete. Ma se volete veramente sfruttare la competenza dei nostri esperti e capire come reagire a tutte queste notizie, al momento difficile che stiamo vivendo, beh, quello che vi invito proprio col cuore a fare è di iscrivervi martedì 9 agosto ore 19 a questo webinar totalmente gratuito. Chiamatelo webinar, chiamatela lezione, chiamatela chiacchierata, chiamatela come volete, però vedrete che investirete un'ora del vostro tempo in maniera molto molto produttiva e avrete le idee molto più chiare su come muovervi sui mercati. Ci sarà sia Paola Pallotta che Giorgio Carlino. Quindi un grandissimo appuntamento, trovate il link in descrizione praticamente in tutti i nostri video, quindi non potete perdervi il link, cliccate, mettete nome e mail e siete, insomma, e poi chiaramente tenetevi liberi per il martedì 9 agosto alle ore 19. Detto questo, possiamo chiudere il parere dell'esperto, chiaramente lo chiudiamo con la nostra sigla.